Quesito 8, dado a forma di dodecaedro regolare, facce numerate da 1 a 12, dado truccato, la faccia col numero 3 si presenta con probabilità P doppia rispetto alle altre facce. Determinare il valore di P in percentuale e calcolare la probabilità che in 5 lanci del dado la faccia 3 esca almeno 2 volte. La probabilità totale deve fare 1, è la somma di tutte le probabilità di uscita delle singole facce. Sono 12 possibili uscite. 11 di queste hanno probabilità che ho chiamato P', ma la faccia 3 ha una probabilità doppia, 2P', che chiamo P. Quindi la somma di tutte queste probabilità singole è 13P'. Quindi P' è un tredicesimo, ma la probabilità che esca la faccia 3 è il doppio, è 2 tredicesimi. In percentuale è circa il 15,4%. La probabilità che in un certo numero di lanci, qui 5 lanci, la faccia numero 3 esca almeno 2 volte andrebbe calcolata con la somma della probabilità che nei 5 lanci esca 2 volte più la probabilità che esca 3 volte più 4 volte più 5 volte, quindi sarebbero da calcolare 4 probabilità da sommare. È più facile invece usare il teorema della probabilità complementare, quindi togliere alla probabilità 1, cioè la certezza, la probabilità di uscita della faccia 3 una volta oppure 0 volte. Quindi 1 meno P50 più P51. Si tratta di calcolare le probabilità della distribuzione binomiale, cioè di Bernoulli, che dà la possibilità di calcolare la probabilità che in un numero di lanci n l'evento si verifichi k volte, cioè di avere k successi in n lanci. La formula è questa, in quanto i k successi immaginiamo che vengano fuori subito all'inizio, quindi nei primi k lanci i k successi, negli ultimi n-k lanci gli insuccessi. Quindi la probabilità di avere i k successi all'inizio è p alla k, quindi si moltiplicano le probabilità dei successi per le probabilità dei successivi insuccessi. Quindi q alla n-k, q è il complementare di p. 1 meno p, 11 tredicesimi, probabilità dell'insuccesso singolo, quindi che non esca il 3, 2 tredicesimi, probabilità del successo singolo, cioè che esca il 3. Però questo è un particolare ordine in cui i successi sono tutti all'inizio e gli insuccessi alla fine. Ma siccome i successi e gli insuccessi possono capitare in qualsiasi ordine, bisogna moltiplicare per il coefficiente binomiale n sopra k, cioè coefficiente binomiale cnk. A noi serve calcolare la probabilità di 0 successi in 5 lanci, quindi n sopra 0, 5 sopra 0 sarebbe 1, perché c'è un solo modo di organizzare i 5 insuccessi, mentre invece vedremo ci sono 5 modi diversi per organizzare l'unico successo, che infatti può capitare all'inizio, in mezzo o alla fine. Torniamo quindi a P50, un solo modo di organizzare i 5 insuccessi, per la probabilità dell'insuccesso moltiplicata 5 volte, quindi alla quinta. Quindi 1, eccolo, per Q alla quinta, 11 tredicesimi alla quinta. Poi devo calcolare la probabilità di un solo successo in 5 lanci, quindi 5 modi diversi di organizzare il successo. P alla prima, questa è la probabilità di avere il successo singolo, quindi 2 tredicesimi, questo. Per la probabilità Q alla quarta, perché sono i 4 insuccessi, 11 tredicesimi alla quarta. Quindi la probabilità cercata di avere almeno 2 successi in 5 lanci è questa formula, che era questa. E quindi facendo i calcoli si trova questo valore esatto, che approssimato dà una probabilità di circa il 17,2%.